città, vista l'emergenza su via della chiesa, dove si sta creando un ingorgo sulla rotatoria appena vista nell'apertura del filmato. Questa è una delle vie più belle di Lamezia, è una via moderna, molto veloce. Logicamente in città ci sono i 50 km orari, ma è una strada che collega via del Progresso e via dei Bizantini. Ecco, questa è una rotatoria fatta da poco, siamo in prossimità dell'OVS. Si può andare a sinistra, dove prima non si poteva andare. Ecco, c'è l'obbligatorietà di stare sulla destra. La strada è a senso unico alternato. Adesso vi faccio vedere, hanno installato un semaforo sia a nord che a sud di questa via. 4%, guadagni che hanno trainato a rialzo. In effetti la strada è buona come corsia, poi alla fine stringe per una difficoltà sorta tra una cooperativa che è andata a ridosso della strada. Vediamo ora come stanno. Qualcuno ha suonato. Piazze europee, ci colleghiamo con Paolo Gila. Buongiorno, c'è il semaforo, avete visto? È una cosa positiva perché poi si può arrivare fino a via della chiesa. Eccolo il semaforo, ragazzi, il semaforo alimentato, corre verde, possiamo andare. Diciamo che alla fine qualcosa è il comune, ecco, è interrato, quindi è stato fatto una elettrificazione sotto traccia con un capidotto. Vediamo un po' i pozzetti messi, ecco l'altro semaforo è qua, la gente aspetta, però la strada è rovinosa, caro sindaco, diamoci una mossa, asfaltiamo qua, perché è importante che questa via sia aperta, che va a sfociare su via della chiesa e la zona che può andare anche a nord per via San Miceli. Devo dare precedenza a sinistra, ecco, e si può andare via della chiesa. Via della chiesa, dove poi si può andare anche su via Colombo, le arterie principali di Lamezia Est, ex comune di Nicastro. Qua il cantiere è sempre fermo, io più di un mese non so cosa hanno fatto, vediamo cosa hanno fatto. Niente, io non vedo proprio nulla, non c'è fatto nulla, ma che hanno fatto? Niente, stanno dormendo qua. Un mese e c'è solo la recensione per l'assicurazione del cantiere, di prestazione d'opera ancora.